Allora, vi ricordo rapidamente cosa abbiamo fatto la volta scorsa. Avevamo un problema di gestione statistica in cui c'era un parametro theta da dove stimare, che apparteneva a un set di valori theta 1, theta 1, 2, theta con m. E questo parametro theta era osservato in maniera indiretta perché era disponibile una variabile aleatoria x, anzi un vettore aleatorio x, n dimensionale, la cui distribuzione però dipendeva dal parametro theta. Quindi f con theta è la densità di x quando il valore del parametro è theta. Abbiamo fatto l'ipotesi che sul parametro theta ci fosse disponibile una prior, una distribuzione, e abbiamo chiamato con π/i la distribuzione di theta, quindi la probabilità che theta sia uguale a theta con i. E abbiamo visto che se utilizzassimo utilizzando un approccio bayesiano, quello in cui sul parametro theta si dà una distribuzione probabilità, la regola di decisione che minimizza la probabilità di errore è questa: argmax sul parametro della prior per la densità. Come detto già in passato, qui c'è un leggero abuso di notazione perché con theta è indicato la variabile aleatoria, mentre qua theta è l'indice, come se fosse una realizzazione di variabile aleatoria. Ma ci capiamo. Se preferite, qua potete anche scrivere su argmax sul theta con i, su i, che va da 1 a m, theta con i, f theta con i. Questa è la regola di decisione perché, come vedete, ogni x associa. Quindi ogni volta che vedete un'osservazione x, questa regola vi dice che il parametro più probabile, o meglio, quello che darebbe luogo alla minima probabilità di errore, era l'argmax di questa funzione, che se l'argmax fa theta con j, corrisponde a theta con j. Qualche volta lo indichiamo anche con theta cappuccio, omettendo la x. Significa questo cappuccio che alla fine state facendo una stima del parametro, anche se non è proprio una stima, perché in genere le probabilità di stima sono quando il parametro è continuo, ma va bene lo stesso. E poi ci metto un cappuccio, perché mi dà l'idea che sia una stima di quel valore del parametro. Abbiamo anche detto che questo oggetto qua viene chiamato prior, o distribuzione a priori. Questa quantità qua si chiama, come funzione di x è una densità. Quindi fissato theta al valore di x è una densità. Quindi una PDF. Fissato invece x si chiama likelihood o verosimiglianza. Ok, diamo ancora anche un'altra informazione. E se abbiamo una distribuzione a priori, vuol dire che ci dovrebbe essere anche una distribuzione a posteriori. E in effetti è quello che succede, perché se voi guardate quella regola di decisione, e la riscrivo qui, vi renderete conto che questo, il punto di massimo di questa funzione è uguale al punto di massimo di quest'altra funzione.
semplicemente diviso l'argomento, la funzione obiettivo è stata massimizzando, l'ho divisa per una quantità che non dipende da teta, e quindi il punto di massimo che è fatto su teta non cambia. Questa quantità che non dipende da teta è la distribuzione x incondizionata. Incondizionata a chi? Incondizionata al valore del parametro, ok? Quindi non dipende dal parametro teta, se preferite è la media su teta di f con teta di x. È come, guardate bene questa funzione è una funzione di teta, quindi è teta la variabile che sta cambiando. Se io divido una funzione, dipende da teta, per un numero che è costante, le cose non cambiano, cambia il valore della funzione ma non il punto di massimo, ok? E il numero, la costante, lo scalare per cui sto dividendo questa funzione è la densità incondizionata, valutata nel punto x, quindi questo è un numero che non dipende da teta, quindi questo argmax non cambia. Soltanto che se ci fate caso, tutto questo oggetto qui, ora, è una distribuzione di probabilità. Perché per la regola di Bayes, questa è la probabilità che teta faccia teta con, se preferite, t di teta dato x, più semplicemente. Infatti, se voi con la regola di Bayes rigirate questa distribuzione di probabilità PMF, teta da x diventa x dato teta per teta diviso la densità di x, ok? Questa è la prima osservazione che voglio farvi. Questa qui ha un nome, si chiama posterior o probabilità a posteriori. Posterior probability, probabilità a posteriori. Perché a posteriori? Perché dopo aver osservato il valore x. Ok? Probabilità a priori ti dice quanto è più probabile un parametro rispetto all'altro prima di prendere un'osservazione. Probabilità a posteriori ti dice quanto è più probabile il valore di un parametro rispetto a un altro dopo aver preso l'osservazione x, quindi condizionato a x. L'intuizione ci fa capire che se x porta informazioni sul parametro, questa distribuzione di probabilità avrà una certa forma. Questa qui ha una forma più stretta, nel senso che picca di più, cioè ha una incertezza minore, è più concentrata su alcuni valori rispetto a su altri, perché hai preso un'osservazione x e quindi ha informazioni in più sul valore del parametro, e quindi vuol dire che questa probabilità sarà più, avrà una varianza più piccola, si concentrerà attorno al valore vero del parametro. Ora, la regola di decisione che massimizza la probabilità posteriore si chiama regola MAP. Maximum a posteriori. Quindi, nel nostro esempio che abbiamo fatto, la regola MAP è una regola di Bayes, perché minimizza il rischio di bias. O se preferite, la regola MAP minimizza la probabilità di errore. Questa qui è anche una regola MAP. Maximum a posteriori. Ok? Altra osservazione. Professore, la posterior oppure la regola di decisione è una regola MAP? La delta è una regola MAP, no? Te la curcio? La regola di decisione è una regola MAP. Ok. O se preferite lo stimatore, è uno stimatore MAP. Questo modo di rispondere alla domanda hai osservato il campione X, qual è il valore del parametro che secondo te è quello giusto? Questo qui. Bene, se la risposta a questo qui l'hai ottenuto massimizzando questa funzione che si chiama
posterior probability, allora la regola che ho utilizzato per darmi la risposta è, si chiama regola map, perché è massimizzato la posterior probability. Se per caso la distribuzione a priori è uniforme, cioè a priori io so che tutti i possibili valori del parametro sono equiprobabili, non ho alcuna informazione uniforme, e siccome sono, i valori sono m, l'uniforme è 1 su m su tutti, allora la regola di decisione diventa arg max su theta della probabilità a priori per la densità, ma la probabilità a priori è un parametro costante che non dipende da theta, la posso buttare via, rimane soltanto f di theta di x. Quando prendete come regola decisione quella che massimizza la verosimiglianza, la regola decisione che sta utilizzando si chiama a massima verosimiglianza, maximum likelihood. Maximum likelihood, a massima verosimiglianza. E uno può sempre decidere di utilizzare una regola decisione a massima verosimiglianza. Avete qualche garanzia su questa regola? Nessuna. Tuttavia, se la distribuzione del parametro è uniforme, allora la regola ML è anche una regola MAP ed è la regola di Bayes che minimizza la probabilità di errore. Sono la stessa cosa quando le distribuzioni sono uniformi. Ok? Facciamo un esempio per capire come funziona. Questa regola qui, quella minima probabilità di errore. E l'esempio che voglio farvi deriva anche da un'altra osservazione che già abbiamo fatto, è che se questo è tutto lo spazio del campione, del sample space x, quindi la variabile aleatoria x, il vettore aleatorio x può prendere valori qui dentro, stabilire una regola di decisione vuol dire associare a ogni possibile valore di x una risposta. Il parametro che io stimo è questo qui, per ogni possibile valore x. Questo vuol dire che devi dividere tutto lo spazio in m sottospazi disgiunti, tali che la loro unione però fa tutto lo spazio, quindi stai partizionando lo spazio in m regioni, chiamiamolo omega 1, omega 2, omega con m, e dire che io scelgo theta con 1 se x cade nella regione di decisione omega con 1. Quindi se x cade qui dentro, allora la risposta sarà il parametro che stimo è theta con 1. Se x cade qui dentro, la risposta sarà il parametro che stimo è theta con m. E come è fatto ognuno di queste regioni di decisione? C'è scritto qui. Io decido per theta con 1 quando per tutti quegli x in cui y con 1 f di theta con 1 è più grande di tutti quanti gli altri y con j f di theta con j. Quindi vuol dire qui dentro, qui ci sono tutti gli x, tali che y con 1 f di theta con 1 x è maggiore o uguale y con j f di theta con j di x per ogni i diverso da 0. Perché sta scritto lì, lo vedete? Ok? Questo l'abbiamo fatto la volta scorsa, abbiamo visto che
progettare una regola di decisione significa anche partizione dello spazio dei campioni in m regioni di decisione. Quello che volevo fare adesso è un esempio di come sono fatte queste regioni di decisione quando il problema è piuttosto semplice perché ha soltanto due possibili valori a parametro, quindi riusciamo a disegnarlo perché non ci muoviamo in uno spazio molto grande. E l'esempio che voglio fare è questo qui. Supponiamo di avere un parametro θ che può prendere due valori, 0 e 2, con probabilità 1/3 e 2/3. E quindi scrivo soltanto π con 1, perché π con 2 poi sarà il complemento, perché sono due possibili valori. Quindi se uno è 1/3, l'altro è 2/3. La distribuzione di x è questa. Una gaussiana a media, anzi, è una gaussiana a media teta e varianza 1. Quindi se il valore vero del parametro è 0, io osserverò una variabile di valore x che è distribuita secondo una gaussiana a media 0 e varianza 1. Se il valore vero del parametro invece è 2, io osserverò una variabile di valore x che è distribuita secondo una gaussiana a media 2 e varianza 1. Quindi se io voglio stimarmi θ è come se stessi stimando la media di una gaussiana, perché il parametro che sto stimando è proprio la media della gaussiana che osservo. Se voglio utilizzare una regola a minima probabilità di errore, cioè questa qui, devo utilizzare quella regola lì. E cioè devo scegliere il valore più grande della prior per la densità, o se preferite il valore più grande della posterior probability. E allora che dobbiamo fare? Bene, dobbiamo disegnare la distribuzione probabilità quando il valore vero del parametro è 0, quindi f di 0 di x, moltiplicarla per 1/3 e disegnarla. In questo caso abbiamo una gaussiana a media 0 e varianza 1 moltiplicata per 1/3, e quindi avremo una campana un po' più bassa centrata a 0. Questa è 1/3 per la densità di una gaussiana a media 0 e varianza 1. Fate chiamare questa f con 1. F con 2 invece è la densità di una gaussiana a media 2, stavolta moltiplicata per 2/3, quindi è un po' più bassa di una gaussiana standard, non è più una probabilità, una distribuzione di probabilità, ed è centrale in 2. Questa è π con 2, la densità nel caso in cui il parametro faccia θ con 2 di x, cioè una gaussiana a media 2 e varianza 1. Qual era la regola di decisione in questo caso? C'è scritto lì a fianco: per ogni possibile x decidi quello che massimizza questa quantità qui. E allora, se la x è questa qui, io cosa decido? Bene, confronto la prima funzione y con 1 e θ con 1, che ha questo valore piccolo, col valore della seconda funzione y con 3 f parametri sono 2, y con 2. Ho messo 3 perché avevo in testa 1/3 e 2/3. Col valore della seconda funzione, che è π con 2, f con 2, ha questo valore più grande. Chi è 2 più grande? Quello corrispondente al valore 2. E allora scelgo il parametro 2. Se invece quella x che osservo è questa qui, confronto la prima densità per la prima prior, molto grande, con la seconda densità per la seconda prior,
molto piccola, quasi zero, scelgo per la prima. Ok? Quali sono le due regioni di decisione corrispondenti? Beh, tutte le x per le quali io scelgo il parametro θ con 1 sono tutte quelle in cui è più grande la prima funzione, e la prima funzione è più grande fino a qui. Ok? Questo è omega con 1. Da qui in poi la seconda funzione è più grande della prima, e allora questa è la regione di decisione omega con 2. Va bene? Ragazzi, è una cosa piuttosto banale, perché non credo che nessuno avrebbe mai immaginato una regola di decisione differente da questa. Se voi guardate, dovete capire qual è la media di una variabile gaussiana che state osservando, e sapete già a priori che la media può essere o 0 o 2. Voi potete scegliere solo fra 0 e 2. Se osservate una x molto piccola, molto vicina a 0, decidete per 0. Se osservate una x molto grande, vicino a 2, decidete per 2. Qual è la soglia di separazione? Sapendo che 2 è molto più probabile di 1, perché 2 è probabilità 2 terzi, allora non la metto a metà, la metto un po' più spostata verso 0, perché so che a priori è più probabile il 2. Ok? E infatti, questa regola di decisione, quando la distribuzione a priori è uniforme, quindi entrambi i parametri 0 e 2 sono equiprobabili, un mezzo, diventa meglio, non è che diventa. Se io volessi utilizzare la regola ML, cosa dovrei fare? Prendo le due densità, stavolta non le scalate, non le moltiplico per le distribuzioni a priori pi greco di, prendo due densità gaussiane, una centrata in 0 e l'altra centrata in 2. Cerco tutti i punti in cui la prima densità è più grande dell'altra, questa zona qua. Cerco tutti i punti di x, quindi nel sample space, tutti i punti della retta reale in cui la seconda densità è più grande della prima, quindi questa qua, f con 1 di teta. Questa qui invece è f con 2 di teta. I luoghi dei punti del piano, neanche del piano, della retta, è l'intervallo che va da qui in poi, questo è omega con 2. Ecco le due regioni di decisione. Qui se x cade nella seconda regione di decisione, decido per media uguale a 2. Perché? Perché la verosimiglianza in 1 è più piccola della verosimiglianza in 2, lo vedete? Quali sono le due regioni di decisione? Chiaramente questo punto è il punto di mezzo, quindi questo è 1. La prima regione di decisione si chiama intervallo da meno infinito a 1. La seconda regione di decisione si chiama intervallo da 1 e più infinito. Basta. Che è la cosa più ovvia che chiunque avrebbe fatto, perché se uno sa che ho a che fare con una variabile aleatoria che può essere una gaussiana media 0 o media 2, per capire la media basta che osservo il valore e dico: se è più vicino a 2 scelgo per 2, se è più vicino a 0 scelgo per 0. Quindi la linea di demarcazione è il punto mediano 1. Se sto a destra di 1 scelgo per 2, se sto a sinistra di 1 scelgo per 0. Questa regola di decisione, se la distribuzione a priori è uniforme, corrisponde a una regola mappa, perché corrisponde a fare quello, che minimizza la probabilità di errore, per quanto abbia dimostrato la settimana scorsa. Bene, questo chiude la parte introduttiva che avevamo cominciato la volta scorsa. Ora particolarizziamo questi cenni di teoria della decisione, in particolare l'approccio bayesiano che abbiamo fatto, al nostro caso, che è quello di stimare il simbolo trasmesso, oppure la stringa, meglio ancora la stringa dei simboli trasmessi, una volta che osservo la forma d'onda ricevuta.
problema che dovremmo risolvere è questo: io ricevo un segnale RIT che è uguale al segnale trasmesso, che è somma su K che va da 0 a K-1 di SIT meno KT e A con K più rumore. Io trasmetto una stringa di K simboli, a quella stringa K simboli il modulatore associa questa K forme d'onda. In particolare la kesima, un K piccolo, è la forma d'onda corrispondente al simbolo con K traslata in T meno KT. Quello che osservo è quello che ho trasmesso più rumore. Come vedete non abbiamo studiato l'attenuazione del canale perché è un canale VGN e non c'è nessuna, neanche ritardo di fase aleatorio introdotto al canale, quindi stiamo parlando di una ricezione coerente. Più corrotto al rumore, devo stimare la stringa di simboli trasmessa. Abbiamo detto che questo problema lo risolveremo dopo, faremo prima un'approssimazione, trasmettiamo un solo simbolo e allora il problema che andiamo a risolvere oggi è questo: S di T di A con K, A con 0, più rumore. C'è un solo simbolo trasmesso. E questo è diverso da quello che abbiamo affrontato fino a pochi minuti fa, perché avevamo a che fare con vettori, mentre qui vedo forme d'onda. Vediamo come è fatto il ricevitore coerente quando abbiamo a che fare con m forme d'onda in AVGN. Il problema è quindi: osservata la forma d'onda RIT, che è uguale alla forma d'onda trasmessa SRT, che può essere una fra le m possibili forme d'onda disponibili al modulatore, ma le forme d'onda disponibili al modulatore abbiamo chiamato S con 1, S con 2, S con m, ok? Quindi SRT può essere o S con 1, o S con 2, o S con m, quindi non ci metto nessun indice, più n di t, e SRT è una delle possibili forme d'onda trasmesse, che sono S con 1, S con 2, S con m, quindi m forme d'onda in AVGN. Capire, quindi il problema qual è? Capire qual è la forma d'onda che è stata trasmessa, e cioè capire qual è il simbolo trasmesso, perché se io capisco che è stata trasmessa la forma d'onda S con 2, deduco che il simbolo trasmesso era il secondo. Perché ricevitore coerente? Perché qui ricevo esattamente quello che ho trasmesso, non c'è nessuna variazione o nessun cambiamento nella fase del segnale. Casomai ci trovassimo in banda passante, sappiamo che il segnale ricevuto ha una fase che è aleatoria a causa della fase aleatoria introdotta al canale, e in quel caso dobbiamo progettare un ricevitore incoerente. O meglio, scusate, se c'è una fase aleatoria introdotta al canale, le strade che possiamo percorrere sono due: o progetto, o mi stimo la fase aleatoria introdotta al canale, la compenso e faccio il demodulatore, ricezione coerente, oppure non mi stimo la fase e faccio un ricevitore incoerente. Qui vediamo il ricevitore coerente, infatti come vedete qui, se ci fosse, se fossimo in banda passante e ci fosse stata una variazione aleatoria, quindi una fase aleatoria introdotta al canale, io l'ho già stimata perfettamente e sottratta. Qui non c'è nessuna fase aleatoria, ricevitore coerente. Questo ricevitore coerente poi lo generalizzeremo a caso di K simboli trasmessi, per adesso ci stiamo focalizzando a un simbolo trasmesso. E allora, come vedete, questo è proprio un, potrebbe assomigliare molto al problema affrontato finora, perché abbiamo RIT, il segnale ricevuto potrebbe essere X, il vettore aleatorio osservato,
Il valore del parametro stimale possiamo chiamarlo teta, e teta prende valori su 1, 2, 3, n. Quindi è come se qui avessi un S di teta. E l'osservazione x ha una distribuzione che dipende da teta, ed è una variabile aleatoria perché c'è il rumore. Tuttavia non è una variabile aleatoria, non è neanche un vettore aleatorio, ma abbiamo a che fare con forme d'onda, con processi. Bisogna vedere un po' come gestire questo caso. Per fortuna ci viene incontro l'argomento che abbiamo fatto la settimana scorsa, che era la rappresentazione geometrica dei segnali. Perché se vi ricordate, la rappresentazione geometrica dei segnali ci consentiva di rappresentare una forma d'onda con un vettore. Ed è proprio quello che voglio. Se io riesco a rappresentare quella forma d'onda ricevuta attraverso un vettore, allora ricadrò nel caso descritto poco fa, che è un problema di decisione statistica, in cui ho un campione vettoriale, una variabile aleatoria vettoriale, quindi un vettore di variabile aleatoria che osservo, la cui distribuzione dipende da un parametro, il simbolo trasmesso, e io devo stimare quel parametro. Regola ML o mappe appena fatte. Per arrivare a questo, quindi devo ricondurmi da questa forma d'onda a un vettore rappresentativo di quella forma d'onda. Vediamo come fare. Noi abbiamo chiamato S corsivo maiuscolo lo spazio generato dalle m forme d'onda del modulatore. E abbiamo anche detto che questo spazio può essere rappresentato, può essere generato da q forme d'onda di base. Quindi stabilite questo lo spazio del segnale, cioè tutte le forme d'onda che si possono ottenere come combinazioni lineari delle m forme d'onda disponibili al modulatore. Questo è un sottospazio vettoriale e può essere, è quindi possibile definire una base di questo sottospazio. La possiamo prendere in ortonormale. E l'abbiamo chiamata psi con j di t, la j si è una forma d'onda di base, per j che va da 1 a q, perché magari la dimensionalità di questo spazio era q. Questo l'abbiamo chiamato spazio di segnale. Allora è chiaro che il segnale trasmesso S sta nello spazio di segnale e dunque è rappresentabile attraverso un vettore, rappresentazione geometrica di segnale. Il problema però è che R è uguale a segnale più rumore, e il rumore non sta nello spazio di segnale, anzi il rumore sta, direi, dappertutto, fra virgolette. Non lo posso rappresentare, in ogni caso non è contenuto solo nello spazio di segnale, quindi non posso rappresentarlo attraverso le coordinate dopo che ho proiettato lo spazio, il rumore, la forma d'onda del rumore nel T sullo spazio di segnale. Come fare? Bene, possiamo sempre rappresentare il segnale R di T in due componenti. La componente R la chiamo parallelo e la componente R che chiamo ortogonale, dove R parallelo è la proiezione di R su S. Ok? In qualsiasi vettore lo posso pensare come costruito da due parti, la proiezione di quel vettore lungo su uno spazio e la sua componente ortogonale. Che vi devo dire? Se io ho questo vettore qui e questo è il mio spazio S, questo lo posso vedere come R parallelo
più R ortogonale, va bene? Ma non abbiamo a che fare con vettori, abbiamo a che fare con forme d'onda, però ci muove uno spazio, è comunque uno spazio vettoriale perché R, e quindi posso comunque chiamarla in quella maniera, indicarla in questa maniera. Questa quindi è la proiezione di R su S. Quello che rimane è la parte ortogonale, quindi la proiezione di R sul componente ortogonale, o se preferite, una volta che avete definito R parallelo, R ortogonale è semplicemente R di R parallelo. Ok? O se preferite, la proiezione su S ortogonale. Perché faccio questa operazione? Perché R parallelo adesso si trova su S e quindi è rappresentabile attraverso la rappresentazione geometrica dei segnali, quindi attraverso dei vettori rappresentativi, mentre questa parte qui, R ortogonale, non si trova su S e quindi non posso rappresentarlo come combinazione lineare di elementi della base ψ. Però se questa parte qui è inutile, io la posso anche buttare, mi concentro solo su questo ed è proprio quello che vedremo si può fare. Infatti R parallelo è la proiezione di R sullo spazio S, ma siccome R è fatto da segnale più rumore, quando proietto il segnale su S rimane il segnale stesso, perché il segnale sta già in S, non sto proiettando nessuna parte, lui sta già in S, lo vedete? Viceversa, il rumore no, il rumore sta dappertutto e quindi qui rimane soltanto la componente parallela del rumore. Va bene? Ma se questa è la proiezione del rumore n di t sullo spazio S, allora si può scrivere come combinazione lineare degli elementi della base. Fatemi chiamare n con j i coefficienti. Allora questo è uguale a somma su j che va da 1 a q di n con j, psi con j di t. Ok? Viceversa, R ortogonale è semplicemente la differenza tra R e R parallelo e rimane soltanto, siccome dentro S, R ci sta S e dentro R parallelo c'è S, S va via, rimane soltanto N meno N parallelo, cioè N ortogonale. Ok? Sono operazioni molto semplici, non sto facendo nulla, ho preso soltanto R e T e l'abbiamo proiettato sullo spazio segnale S. Chiaramente se proiettate R sullo spazio segnale S rimane il segnale più la componente di rumore sullo spazio segnale S. Viceversa, se proiettate R sul componente ortogonale del segnale, il segnale scompare perché non sta nel suo componente ortogonale, rimane soltanto la componente di rumore ortogonale allo spazio di segnale, niente più di questo. Ora, che cosa si potrebbe dire o immaginare? Bene, se io R lo vedo fatto da due componenti, R parallelo e R ortogonale, dentro R parallelo c'è il segnale più rumore, dentro R ortogonale c'è solo il rumore, cosa mi mantengo a fare R ortogonale se contiene solo rumore? Lo posso buttare via, concentrarmi solo su R parallelo, ma R parallelo sta nello spazio segnale e quindi è modellabile, rappresentabile attraverso dei vettori, rappresentazione geometrica segnale.
La risposta non è corretta, ma la motivazione bisogna darla. In generale non potrei prendere e buttare via questa parte di segnale, perché è vero che contiene solo rumore, ma questo rumore potrebbe essere dipendente dal rumore che sta qui dentro. E se fosse dipendente, io osservando il rumore nella componente ortogonale potrei trarre informazioni sul rumore nella componente dello spazio, sulla componente di rumore nello spazio di segnale, se queste due sono dipendenti, e avrei un'informazione in più per poter demodulare correttamente il segnale ricevuto e quindi stimare meglio qual è il simbolo trasmesso. Quindi non posso buttare via questa componente R ortogonale, perché contiene rumore che potrebbe essere correlato e quindi potrebbe avere dipendenza, potrebbe essere dipendente dal rumore che sta qui dentro. Quindi prima di buttarlo via devo assicurarmi che non è dipendente. Professore, scusate, prego. Invece dei ragazzi qualcosa sta facendo.